Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Dopo il trauma delle acque che si rompono, le contrazioni, gli spasmi, il sangue, le urla, esausta, una giovanissima mamma può finalmente riposare con il neonato adagiato sul suo petto e sperimentare il conforto, la gioia, il calore, fissare il volto della creatura che finora conosceva solo per averla portata in grembo e che ora può vedere, abbracciare, cullare. Non c'è bisogno che ci sia nulla di speciale o miracoloso in questa scena, perché ogni nascita è un miracolo. Maria vive quello che accade ad ogni madre quando finalmente può prendere il neonato tra le braccia, tace e osserva, fissa nel cuore un momento che non dimenticherà per il resto della sua vita. La prospettiva delle difficoltà, le sfide, i sacrifici, gli imprevisti che accompagneranno questa nuova vita può essere messa da parte per ora. Il domani prenderà cura di se stesso. Basta lasciare che il tempo di oggi sia colmato da questa gioia. La nuova vita è qui, respira, dorme, irradia pace. Preghiamo. Dio, Padre e Madre di tutti noi, con Maria vogliamo pregare per tutte le donne, madri e protagoniste della storia. Una storia d'amore che ancora una volta ci porta a contemplare in Gesù ogni bambino che è nato e che illumina le nostre vite. Amen.